Corredonia, in provincia di Foggia, con Valter Santillo e Chiara Giallonardo. Siamo pronti per giocare e vincere insieme 2.000 euro, vero Valter? Esattamente 2.000 euro attraverso il gioco della schedina con i pronostici della gente di Manfredonia. Grazie, basta, potete fermarvi alla banda. E brava la banda di Manfredonia. Sì, bravi. Però dopo un po', vero? Basta, grazie. Siamo nella capitale del Gargano, esattamente a Manfredonia. Scusate un attimo. Basta! La giambotta fresca, bravissima. La banda di oggi è bravissima, però dopo un po' sono un po' indisciplinati. Con le majorette per entrare nello spirito del carnevale. Prima di parlare di sport, volevo semplicemente farvi conoscere una cosa tipica che ha 2000 anni di storia, è vero Marianna? Che è la ferrata, che è un rustico. Che è? Tipico della tradizione. Si chiama ferrata, cioè in italiano ferrata. Farrata. Ecco, e come si fa? Ferrata. Allora, la sfoglia è fatta di farina, sale e acqua. Sì. Invece il ripieno è fatto di ricotta, grano, menta maggiorana, cannella, sale e pepe. Praticamente lì vi ha 6.000 calorie ogni ferrata. Tutte lì concentrate. Ecco, portatele via, sennò divento come Galeazzi, grazie. Bene, allora possiamo iniziare la parte sportiva dopo aver dato giusto lustro al carnevale e ai suoi prodotti tipici con questo signore che è tifoso della Juventus e che ha un diavolo per capello. Va bene, uno di Manfredonia. Sì, abbiamo riso. Senti, tutti anche qui. Sì, non abbiamo credo, comunque va bene. Va bene, comunque senti, dimmi una cosa, questa Juventus vince il campionato? Sì, ma basta con questi scudetti, pensiamo a vincere un po' di Coppa dei Campioni, i scudetti all'Inter che ne ha di bisogno. Ne ha di bisogno. Abbastanza. Allora, senti, siccome le male lingue dicono che voi della Juventus passate spesso dalle farmacie, non te possono prendere una lozione per i capelli? No, quella è tutta invidia perché siamo al primo posto, ecco perché è tutta invidia, è sempre invidia. È vero, noi scherziamo, non è così, grazie comunque al nostro Kociak e ringrazio... Sì. Scusami, ma dimmi. Quali sono le squadre per cui si tifa di più lì a Manfredonia? Abbiamo fatto una piccola indagine e la Juventus e il Milan e un pochino anche l'Inter, ovviamente poi ci sono le squadre pugliesi, il Foggia, il Bari, però di squadre diciamo così extra regione sono appunto quelle tre, Juve, Inter e Milan, queste sono le cose. Vabbè, a proposito di sport, Chiara, vedo che sei pronta. Eccomi con i tuoi qua, ospiti. Sono pronta come sempre vicino alla mia maxi schedina e con i miei ospiti. Infatti voglio ringraziare la società Arcieri Sipontum, che è anche campione regionale qui di Puglia, che prima si è prestata a fare lo scherzo. Tu non ti sei prestato, ma insomma avevamo il nostro Guglielmo Tella anche noi. E poi voglio ringraziare i fratelli Troiano, che sono i gestori del bar Impero, che è il nostro bar dello sport di oggi. E poi, Walter, siamo pronti con la nostra schedina. Ecco, siamo pronti, hai visto siamo quante pronti, partite oggi? Io però ti vorrei chiedere, visto che sei una che di calcio se ne intende, dimmi, almeno così dimmi. Mi ha detto, qual è il big match di oggi? Allora, guarda, le partite oggi sono molte, sono tutte interessanti, ma non ce n'è una che spicca in particolare. Il vero big match di oggi è il ricevitorie della nuova scommessa sportiva dei Monopoli di Stato. Quindi tentate la fortuna, andate a giocare, giocate big match. E noi, i Monopoli di Stato, li ringraziamo proprio qui al cospetto, sì, dico tanti sportivi, perché Monopoli di Stato con Toto Calcio e Toto Gol attraverso il CONI finanziano tutto lo sport nel nostro paese. Ma ora siamo pronti! Pronti. C'è già in linea qualcuno al telefono? Pronto? Pronta! Pronto. Pronta, oh! Buongiorno. Buongiorno, chi è in linea? Sono Maddalena. Maddalena, da dove? Da dove si chiama? Chiamo da Napoli. Perfetto, signora Maddalena, che tempo fa a Napoli, visto che questo è l'argomento di oggi? Molto freddo. Molto freddo, vabbè. Okay, andiamo con... È pronta? Certo, le partite. Atalanta-Juventus. Due. Brescia-Lecce. Due. Cagliari-Fiorentina. X. Milan-Bologna. Uno. Regina-Lazio. X. Ma come? X. Un pareggio. Adriano ha detto X. Roma-Messina. Uno. Olè. Contenti i romanisti. Sampdoria-Siena. X. Un pareggio. Perugia-Bari. Due. Pescara Genoa. X. Arezzo Treviso. X. Ancora un pareggio. Torino Ascoli. Uno. Torino Ascoli 1. Vittoria per il Torino. E poi siamo con Avellino Foggia. Due.
La squadra della sua città, Napoli-Lanciano. 1. E chiudiamo con Palermo-Inter. 2. Perfetto. E vittoria dell'Inter. E così è chiusa la nostra schedina. E noi, Walter, dobbiamo andare a vedere quanto ha vinto la signora con la schedina della gente. 100 euro per ogni pronostico. Vai con la schedina. Porta del Gargano, un mare meraviglioso, una natura incontaminata e finalmente una schedina tranquilla. Atalanta-Juventus. Scusate, ma voi chi siete? Noi che siamo i disturbatori ufficiali del carnevale di Manfredonia. Ma il nostro è un umorismo di rottura. Ecco, bravi, di rottura. Mana. In questa scuola elementare stanno preparando i vestiti per il carnevale. Scusate, Brescia-Lecce? 2. E Cagliari-Fiorentina? 1. Ma scuola elementare? Sì. Ma siate un po' grandi. Ripetenti, Milan-Bologna? 1. Grazie. Avotraut! Te piaccio carnevale! Umorismo di rottura. Coriandoli, accatta dei coriandoli. Scusa. Regina Lazio. 2. Ma che fai? Vendi coriandoli? Sì. Posso provarne un po'? Scusa, eh. Ecco. No, guarda, io cercavo un altro modello, sai. Quelli che cascano un po' più. Un po' meno dritti, ma storti, però un po' più in diagonale. Roma Messina. 1. No. Finalmente me ne sono liberato. Che devo fare con questi due? Stop! Facciamo i seri, eh? Sampdoria Siena. 1. Sentite, ma non c'è un barman vero? Prima di tutto, Perugia Bari. 2. E poi, avete dei cornetti? Sono appena usciti. Appena usciti? E allora faccio in tempo a raggiungerli. Per lo spettacolo di Platinette meno di 50.000 euro non se ne parla. Scusa, Pescara-Genoa? 1. Ma Platinette 50.000 euro? Sì. Ma che fai al chilo? Arezzo-Treviso? 1. Sì, ma no. A 3.000 euro proprio perché sei tu ti posso dare Walter Santillo. Torino-Ascoli? 1. Pure a 2.5, giù, non ti preoccupare. Anche a 2.5. Ah, un po' di pace e tranquillità. Scusi, Avellino Foggia. 1. Vabbè, siccome mi state simpatici, voglio farvi una fotografia. Una foto, ricordo, mettetevi là. Dai, spalla al mare. Sì. Con questo bellissimo sfondo. Dai, un po' più indietro. Un po' più indietro. Ancora un po'. Ci siamo quasi. L'ultimo passettino. Ecco. Mana. Scusate, Napoli-Lanciano? 1. E Palermo-Inter? 1. Grazie, abbiamo finito finalmente. Certo, devo dire la verità, un po' per quei due. Mi dispiace. Mi piace un carnevale! Un carnevale a tutti! Va bene, grazie ai forbicioni. E sono tornati a trovarlo. Grazie per i disturbi prima di dare la linea a Roma. Quindi per lei ci sono 600 euro, complimenti! Grazie a Toto Calcio e a Toto Gol. Ridiamo la linea euro, a Roma. Roma. 600 euro, e grazie a Toto Calcio e a Toto Gol. E da Manfredoni è tutto, grazie alla nostra squadra che nonostante le condizioni atmosferiche avverse è riuscita a mettere fatta, in piedi il collegamento. Grazie. Ciao a tutti! Grazie da Manfredonia! Grazie, tutti giù! Ciao ragazzi! Ciao, Chiara,